Vai, spiegami un po' cosa sono questi. Santino porta fortuna per la giornata, colazione, ristoro volante che è il quinto segreto di Fatima, nessuno sa dov'è. Bene. Ok, beh, andiamo con ordine. Qualche giorno fa sono stato alla G-Round di Milano che, beh, è sì un evento gravel, ma vi garantisco che è unico e diverso da tutti gli altri. A me piace tantissimo, ero già stato all'edizione di Firenze che vi avevo raccontato sul canale, però questa di Milano che ho giocato in casa è stata bella, non tanto per il panorama, ma insomma, per la gente. Godetevi il video. E lei deve parlare, signora. Dove sta andando? Buongiorno Milano, buongiorno! È l'ultima, è davvero l'ultima per questa stagione. Sono un po' emozionato proprio perché è l'ultima. Sono state 5 G-Round quest'anno, un numero fantasmagorico. Non so, magari c'è tanti di voi che è la prima volta, ma vedo anche tantissime persone che almeno è la 15ª G-Round che vengono. Come sapete, le G-Round non sono organizzate da aziende, gruppi, sono organizzate da questa gente qua. L'associazione Bike Mood e Bike Boops, innanzitutto, dalle inaccettabili canaglie pezzenti a My Family Bike, Bike Store Mugello, signori, dal ciclocentrico direttamente da Scarpelli, biciclette, la stazione delle biciclette, il caffè. Ora lascerò la parola a Barbara, che cercherete di ascoltare molto molto attentamente, perché Barbara sa dove atterra il ristoro volante stavolta. L'unica che lo sa. Sì, tra l'altro. È l'ultima tappa, ci si ferma da Upcycle e si sfascia tutto. I percorsi partono insieme, nel senso che è uguale la traccia dalla partenza al ristoro. Chiederemo chiaramente di partire scaglionati, vi ricordo che non siamo ancora usciti dalla città, quindi aiutateci ad aiutarvi. Tanto dopo quelli dietro prenderanno quelli davanti, un casino comunque, però almeno è fuori Milano, no? Cerchiamo di allontanare quel momento. Il ristoro sarà in una cascina Femegro, che non so se qualcuno conosce, è a Zibido San Giacomo. Ci ospiteranno nella loro corte in una situazione così bucolica che non sembrerà di essere a Milano. Vabbè, niente, le G-Round iniziano tutte così e mo si va. Tu cosa fai? Io c'ho il cortissimo. Parlo a Bertone Rimondo. Magari lei le conosce queste zone. No, io... Lui correva in bici nel Varesotto. Ciao. 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 Titanio per lui. Trattore. Nebbio. Guardai. Siamo usciti da Milano. Oggi la temperatura è perfetta per pedalare. Abbiamo fatto giusto quei 500 metri, un chilometro tra il traffico. Ora siamo partiti dalla Varona, che è già la periferia sud, quindi adesso si gravella nel parco agricolo sud Milano. Yes! Guardali, è una compagna di calzini. Vai. Bella. Fa lo zoom sulla scritta CC Pink. Zoomerei su qual è il tuo superpotere. Op. Ok. Sì. A posto? Un saluto agli amici della Digos. E dall'altra parte.
questa è la Madonna del Dosso, l'unico dislivello praticamente della giornata, che è questo qua, una salita che è il Dosso, per cui Dosso della Madonna. Cicli e motocicli a mano là, raga, fate attenzione. Ciao Dogo! Mucona! Ciao mucca! Come va? Primo evento gravel? Poi va che gravellini golosi! Gravellino goloso e dislivello completamente assente. Abbiamo fatto 25 metri a salire da inizio giro da casa, tra l'altro. E si prosegue qua nel sud di Milano, queste lande desolate, piene di campi, al sorrocchio. Peccato che c'è la foschia, sennò davanti a me si vedrebbero gli Appennini, però. Oggi è una giornata così di fine marzo, ma la temperatura è perfetta per pedalare. Itinerario senza macchine, quindi goduria pura. Ah vabbè, ma la signora del Kit Kat, la signora della isolante, ma anche la signora delle salviette vedo. No, ma... adesso metterò un emoji della pesca. Vai. Grazie, wow, ma sono anche frizzi. Vuoi? Facciamo uno strappo alla regola perché sono frizzanti, però me li ha dati lei, quindi. Ma tu sei una CC Pink? Io sono una CC Pink. Hai riconosciuto dei coccodrilli? No, non so ancora lo spritz, ma no, che... dopo al ristoro ci abbiamo. Ok. È Colomba. A Colomba? Ah, no, è giusto. È la prima della stagione. Sto da Dio. Pane, nonché ribollista, fagioli, cavolo nero, legumi. Finisci fa negro. Tenditore viaggia con goccino d'olio e bicchiere di vino. Bravo! Proprio! Mentre pedala. Cosa invece borraccia. Gli altri vogliono fare le cose un po' tutte per benino, ma. Ecco! Ma anche bicchiere di vino però. Vai. Ribollitina. Check. Ci sta tutta. Ci ho messo una vagonata d'olio. Ciao, c'è una mosca sul naso. Bello. Fatto, questo posto è davvero speciale. Questa corte molto antica nei campi, là tra l'altro c'è anche uno spaccio eventualmente per acquistare prodotti locali. Sembra un posto senza tempo, quasi una location di un film. Sembra finta, tanto è bella. Siamo a due passi da Milano perché qua vicino c'è il Naviglio Pavese. Tanta roba, è bello. Beccati, non vedo alcolici. Ci sono? Adesso riprendiamo. La meta finale non sarà la stessa della partenza, arriviamo da Upcycle, che è un locale bellissimo che se non conoscete andateci. Si riprende in questa stradina che sembra uscita da non so da che film, però molto molto bucolico. Là ci sono dei nuvoloni brutti, però per adesso noi siamo qua e si pedala alla grande, si sta un po'. Non come gli ibis che vengono qui a rubare lavoro. E a Badile abbiamo preso il Naviglio Pavese, di là c'è Pavia, mentre di là c'è Milano, quindi siamo sulla strada del ritorno. Igen.
quella là in fondo che non rende la ripresa, però vi posso dire che è la Madonnina, è il Duomo di Milano. Quindi questo vuol dire che stiamo ritornando, ce l'abbiamo quasi fatta, però c'è ancora un po' da pedalare. Ok, ammetto che abbiamo un po' barato sulla traccia originale, però ci stava un passaggio in darsena e adesso andiamo da Upside. Ci vuole un birrettino, direi meritato. Eccolo! Così, ma le goleador? Goleador, mi sono dimenticato, porca miseria. Questa è una grave dimenticanza. Hai però. Hai ragione, adesso stasera devo andare a comprare assolutamente, anche se come ti ho detto ultimamente mi sono dato ai coccodrilli. Bravo, bravo, promosso. Raga, l'osco ne sa a pacchi di coccodrilli. E beh, non c'è molto altro da dire su questa G-Round di Milano, un evento sincero, tranquillo ma bello e divertente, tra gente fantastica, tanta allegria per vivere il gravel in un modo diverso, lontano dai com, dal dislivello, dai numeri, dalle prestazioni, quindi grazie come sempre agli organizzatori, ci vediamo sicuramente l'anno prossimo, anzi seguite le loro pagine che trovate in descrizione insieme alla traccia di questo giro perché merita, quindi niente, il video finisce qui, buone pedalate e ci vediamo sempre qui sul canale al prossimo video, ciao!